Sono Caterina Vignola, ho 20 anni, faccio il servizio civile nella Croce Verde di Mestre e oltre al servizio civile sto studiando infermieristica all'università. Quando ci è stata data la possibilità di fermare il progetto del servizio civile, io ho deciso di continuare per il fatto che ho notato che nella mia associazione c'erano magari tanti volontari anziani che non potevano comunque prestare il servizio perché avevano fermato ad un certo limite d'età. E quindi ho visto che sarei stata molto d'aiuto in questo periodo. Ho deciso di continuare perché comunque c'era gente che aveva bisogno e sono stata molto felice di continuare. Da questa esperienza del servizio civile ho imparato tutte le cose legate al primo soccorso. Ho imparato molto a riuscire a rapportarmi con le persone perché ero comunque una persona abbastanza introversa. E poi c'è tutta la questione riguardo i colleghi che comunque ogni giorno si fa turno con persone diverse. Una volta che abbiamo portato una signora a casa sua dall'ospedale, che era da tanto tempo che era ricoverata in ospedale ed era da parecchi mesi che non vedeva i suoi parenti. E lei durante tutto il viaggio mi ha raccontato della sua vita, di tutte le cose che aveva passato, e quando l'abbiamo portata a casa si è commossa nel vedere i suoi parenti, nel vedere la sua casa. Non ha fatto altro che ringraziarci in continuazione che l'avevamo portata a casa, ed è stato molto emozionante, anche perché soltanto un grazie comunque per quello che facciamo è molto importante. Fare servizio civile con la pandemia in mezzo vuol dire da un lato ci sono i trasporti ordinari, quindi fai quello che facevi di solito normalmente. Dall'altro lato invece c'è tutta la parte riguardante il trasporto di appunto pazienti positivi, e quindi magari stavi anche 4-5 ore vestiti col camice, con tutti con la mascherina, con la doppia mascherina, con gli occhiali, con la visiera, e andavi su e giù, avanti e indietro per ospedali a portare queste persone. Però non so, io mi sentivo, cioè sembra un po' strano da dire, però mi sentivo bene alla fine del turno perché ho detto cavolo, io lo faccio solo per 4 ore, ma c'è gente dentro in ospedale che lo fa per tutto il giorno. Secondo me è importante fare il servizio civile in questo periodo di pandemia, proprio per il fatto che i ragazzi così imparano a rendersi conto di quello che sta succedendo. Io ho deciso di continuare, finito il progetto, perché comunque mi sono trovata bene e anche in questo periodo qua ho trovato come una seconda famiglia all'interno della Croce Verde. Un saluto a tutte le volontarie, a tutti i volontari di ANPAS, e auguro ai futuri ragazzi del servizio civile di vivere una bellissima esperienza come lo è stata la mia.